nell'effetto fotoelettrico una luce di solito ultravioletta viene fatta incidere su un metallo che può essere zinco, platino, argento, alluminio, sodio e così via, ed emette, estrae degli elettroni dall'interno del metallo, sono gli elettroni di conduzione più superficiali. Questi elettroni, detti anche fotoelettroni perché emessi dalla luce, escono con una certa energia cinetica, che è quella che dobbiamo calcolare, o meglio, dobbiamo misurare attraverso un'apparecchiatura che cattura questi elettroni attraverso un altro elettrodo che si chiama collettore. Sarebbe meglio che chiamarlo raccoglitore di elettroni. Il collettore, che chiamiamo B, invece il metallo lo chiamiamo A, viene collegato a una batteria, viene collegato al polo negativo della batteria, mentre invece il metallo è collegato al polo positivo. Si tratta di una batteria, un generatore che noi possiamo regolare, nel senso che possiamo variare in modo fine la differenza di potenziale, e per questo è presente questa freccia che sta a indicare una differenza di potenziale variabile. Gli elettroni estratti si dirigono verso il collettore, ma durante il tragitto da A a B vengono rallentati. Infatti vengono contemporaneamente attratti all'indietro dal metallo che ha un potenziale positivo, perché è collegato al polo positivo del generatore, e allo stesso tempo vengono respinti dal collettore, che invece è negativo perché è collegato al polo negativo del generatore. Oppure possiamo spiegare così il rallentamento, che tra A e B si forma un campo elettrico che, come sempre, come per esempio nei condensatori, è diretto dal potenziale maggiore positivo, quindi dal metallo A, verso il collettore negativo B. Gli elettroni, essendo cariche negative, subiscono una forza elettrica che ha il verso opposto al campo elettrico. Lo vediamo meglio immaginando questo dispositivo come un condensatore disposto in orizzontale. Gli elettroni vengono emessi dal metallo A, si dirigono verso il collettore B e durante il tragitto avvertono il campo elettrico che si trova all'interno di questo condensatore. Quindi gli elettroni interagiscono con il campo elettrico, dall'accoppiamento carica campo nasce la forza elettrica che appunto agisce sugli elettroni, e per via di questo segno meno, perché sono cariche negative, gli elettroni subiscono una forza nel verso opposto, cioè il vettore forza elettrica ha il verso opposto rispetto al campo elettrico, e questo spiega il rallentamento. Mentre l'elettrone va a destra, viene tirato da una forza verso sinistra e quindi rallenta. Rispondiamo adesso a queste domande. Nell'effetto fotoelettrico alcuni elettroni vengono estratti da una lamina di metallo. Per misurare la loro energia cinetica iniziale, si ricorre a un potenziale frenante e il potenziale d'arresto risulta meno 3,6 volt. Disegna l'apparecchiatura sperimentale e i grafici del potenziale e dell'energia potenziale, calcola l'energia cinetica e la velocità iniziale degli elettroni. Con la spiegazione siamo arrivati fino a qua, un potenziale frenante. Vediamo ora che vuol dire potenziale d'arresto. Il potenziale frenante è il potenziale a cui si trova il collettore B, un potenziale negativo, perché è collegato al polo negativo della batteria. Se però questo potenziale non è abbastanza negativo, gli elettroni vengono semplicemente rallentati, ma riescono comunque a raggiungere il collettore. E noi ce ne accorgiamo perché questo amperometro misura un passaggio di elettroni nel circuito. Infatti gli elettroni vengono raccolti dal collettore e poi circolano in questo circuito, e l'amperometro misura un passaggio di corrente. Vuol dire che il potenziale negativo è ancora troppo poco negativo, non è ancora il potenziale d'arresto. Allora noi lo aumentiamo leggermente, cioè lo rendiamo più negativo, e in questo modo facciamo crescere di intensità questo campo elettrico. Gli elettroni saranno rallentati di più. E a un certo momento, rendendo gradualmente sempre più negativo questo potenziale VB, vedremo che l'amperometro segna 0, cioè non segna più passaggio di corrente. Vuol dire che gli elettroni non arrivano più al collettore, ma si fermano un attimo prima. Quando noi riusciamo ad azzerare la corrente, abbiamo impostato il potenziale al valore di potenziale d'arresto, che in questo esempio io immagino sia VB meno 3,6 volt. Questa applet virtuale mostra quello che sta accadendo. Quando il potenziale VB è negativo, ma non abbastanza negativo, succede che gli elettroni emessi da questa luce, che
incide sul metallo, questi elettroni vengono sì rallentati, ma molti di loro riescono a raggiungere il collettore. Riconosciamo infatti lo stesso schema indicato qua nel disegno. A è il metallo e questa sottile lamina grigia, che in questo caso è sodio. La luce, di solito ultravioletta, è questo fascio di lunghezza d'onda 210 nanometri in questo caso. Estrae gli elettroni, ma siccome il potenziale non è abbastanza negativo, o il potenziale VB, gli elettroni arrivano al collettore e procedono poi nel circuito, quindi passa corrente nell'amperometro. In questo caso infatti si vede una corrente che non è zero, questo è l'amperometro. E vediamo anche la batteria che è disposta in polarizzazione inversa, con il polo negativo ad alimentare il collettore. Qui c'è il polo negativo e il polo positivo ad alimentare invece il metallo. Allora andiamo a cercare il potenziale d'arresto aumentando questo potenziale negativo, cioè rendendolo più negativo. Ancora non è il potenziale d'arresto, perché alcuni elettroni riescono a raggiungere il collettore. Neanche meno 3,40 volte il potenziale d'arresto. Vediamo ancora degli elettroni che riescono a raggiungere il collettore. 3,60 volte negativi invece è il potenziale d'arresto, è il potenziale del collettore che riesce a impedire l'arrivo degli elettroni, e i più veloci tra gli elettroni, quelli che vengono estratti con la maggiore velocità ed energia cinetica iniziale, riescono ad arrivare appena a ridosso del collettore, ma non riescono a raggiungere il collettore e quindi si fermano appena prima, cioè vengono arrestati in prossimità del collettore. Vediamo infatti la corrente segna 0, cioè l'amperometro segna 0 corrente. Dobbiamo adesso disegnare i grafici del potenziale e dell'energia potenziale. Il potenziale cala tra i due elettrodi, diciamo che questo è un condensatore, e quindi scende linearmente passando da un elettrodo all'altro. Se per semplicità poniamo il metallo a terra, per convenzione il suo potenziale è 0. Quindi il potenziale al metallo è 0. Il potenziale invece al collettore sarà un valore VB negativo, meno 3,6 volte nel caso dell'arresto. Dunque, partendo dal metallo, qui il potenziale è 0 volte, poi io mi sposto progressivamente a destra, il potenziale diventa meno 0,1 volte, meno 0,2, meno 0,3, meno 0,4, fino a meno 3,6 volte. Invece il grafico dell'energia potenziale degli elettroni ha l'andamento crescente, perché l'energia potenziale elettrostatica è data da questa relazione, che è simile a quella che lega la forza elettrica e il campo elettrico, cioè gli elettroni interagiscono con il potenziale che è presente nella zona interna al condensatore, e da questa interazione carica potenziale nasce l'energia potenziale elettrostatica dell'elettrone. Per via di questo segno meno, l'andamento dell'energia potenziale elettrostatica è rovesciato rispetto all'andamento del potenziale. Il potenziale scende, l'energia potenziale elettrostatica sale. Infatti, se noi calcoliamo l'energia potenziale elettrostatica nei punti estremi in A e in B, in A l'energia potenziale elettrostatica dell'elettrone la otteniamo moltiplicando meno E per VA, ma VA è 0, quindi meno E per 0 fa 0. Perciò l'elettrone all'inizio ha energia potenziale elettrostatica 0 quando si trova al metallo. Se invece calcoliamo l'energia potenziale elettrostatica in B, dobbiamo moltiplicare sempre la carica dell'elettrone negativa per il potenziale di B, che era meno 3,6 volt, quindi meno E per meno 3,6 volt fa più 3,6 elettron volt. Ed è un valore positivo, questo vuol dire che l'energia potenziale elettrostatica dell'elettrone è cresciuta dal valore 0 al valore più 3,6 elettron volt. Perciò l'elettrone si comporta come una pallina che viene lanciata con una certa energia cinetica iniziale, che poi è quella che noi dobbiamo scoprire, è la nostra incognita. E mentre sale su per questa salita, perde progressivamente la sua energia cinetica e la trasforma in energia potenziale gravitazionale. Non gravitazionale, ma elettrostatica. Quindi cresce l'energia potenziale elettrostatica come se fosse una pallina che sale di quota, come se fosse una pallina che acquista energia potenziale gravitazionale. Per calcolare l'energia cinetica iniziale di estrazione degli elettroni si applica come al solito la conservazione dell'energia meccanica, che qui vale perché
nella zona tra i due elettrodi metallo e collettore c'è il vuoto, infatti tutta questa apparecchiatura è sottovuoto per impedire ostacoli al passaggio dell'elettrone. Quindi l'energia meccanica in A e in B è la stessa, stesso valore, ma chi è l'energia meccanica in A? È la somma di energia cinetica e potenziale, e lo stesso in B, cinetica e potenziale in B. Cinetica in A è la nostra incognita, potenziale in A l'abbiamo appena detto che vale 0, potenziale in B abbiamo detto che vale 3,6 elettronvolt, energia cinetica in B è 0 perché abbiamo visto che l'elettrone arriva, rallenta e praticamente si ferma in prossimità del collettore. Qua lo possiamo rivedere, gli elettroni arrivano, i più veloci, anche i più veloci, ecco, si fermano in prossimità del collettore. Quindi in B la loro energia cinetica è 0. Perciò energia cinetica B uguale a 0 e abbiamo quindi trovato immediatamente l'energia cinetica di A. È semplicemente l'energia potenziale in B e questa uguaglianza, energia cinetica A uguale energia potenziale in B, vuol dire che tutta l'energia cinetica iniziale, in partenza, all'estrazione di questi elettroni, si è trasformata completamente in energia potenziale elettrostatica, cioè in UB, si è trasformata in energia potenziale elettrostatica a ridosso del collettore. E quindi questa energia cinetica iniziale è 3,6 elettronvolt, il valore di UB. In pratica basta leggere sulla batteria il valore del potenziale d'arresto, meno 3,60 volt, poi basta togliere il segno meno e aggiungere la E per scoprire qual è l'energia cinetica di estrazione degli elettroni, è più 3,60 elettron volt. Questa dunque è la regoletta pratica, basta cambiare di segno al potenziale d'arresto e metterci la E. Abbiamo quindi risposto alla domanda. Calcola l'energia cinetica, manca solo la velocità iniziale degli elettroni. Ci chiediamo innanzitutto, possiamo utilizzare la formula classica dell'energia cinetica, cioè un mezzo mv alla seconda? Lo possiamo fare se questi elettroni non sono relativistici e quindi possiamo utilizzare la formula approssimativa dell'energia cinetica. Ma certamente che non sono relativistici, perché l'energia cinetica iniziale di questi elettroni è di pochi elettronvolt, mentre la loro energia di riposo è di mezzo MeV. Ricordiamo infatti che l'energia di riposo degli elettroni è circa mezzo MeV. Mezzo MeV vuol dire 500 keV, cioè 500.000 elettronvolt. Ma allora un'energia cinetica iniziale di pochi elettronvolt è un valore insignificante rispetto a 500.000 elettronvolt. Quindi sicuramente questi elettroni non sono relativistici, NR non relativistici. Posso quindi utilizzare la formula approssimativa dell'energia cinetica e da qui con la formula inversa trovare immediatamente la velocità di estrazione di questi elettroni. Naturalmente prima però devo convertire gli elettronvolt in joule. Basterà sostituire a questa E la carica dell'elettrone e così otteniamo 5,8 per 10 alla meno 19 joule. Da qui con la formula inversa troveremo la velocità di estrazione degli elettroni che verrà un valore piccolo, sicuramente non relativistico, una velocità molto minore della velocità della luce nel vuoto. Il calcolo non lo faccio, lascio a voi il calcolo della velocità di estrazione degli elettroni.